Desidero iniziare in realtà nel più sgradevole dei modi, probabilmente, con un j'accuse contro gli oppressi, cioè contro tutti coloro i quali stanno subendo e che avrebbero ottime ragioni per insorgere, per protestare, per fare rivoluzioni, ribellioni, contestazioni, ammutinamenti e che invece accettano tutto con ebete euforia o con deplorevole e depressiva rassegnazione a seconda dei casi. Noi dobbiamo, a mio giudizio, liberarci il prima possibile da una collaudata e vetusta idea del potere, che è quella che lo presenta come se fosse un polo granitico e autonomo che domina dall'alto e rispetto al quale chi sta in basso subisce, tutto quello che viene imposto. Quasi come se il potere agisse soggettivamente in maniera automatica e autonoma, e poi chi subisce il potere patisse passivamente tutto quello che accade. Io propongo di abbandonare questa prospettiva, che oltretutto è molto rincuorante perché genera immediatamente disimpegno e deresponsabilizzazione, e propongo invece di far valere una diversa prospettiva in ciò. Ricollegandomi alla lezione di un maestro del nostro canone occidentale, Étienne de la Boétie, che al principio della modernità scrisse un aureo libro, un aureo opuscolo, ancora oggi degno di riflessione, che si intitola Il discorso della servitù volontaria. Qual era la tesi al centro del libro di la Boétie? Essenzialmente quella in virtù della quale se noi siamo oppressi, se noi siamo servi, ciò dipende essenzialmente dalla nostra disponibilità a esserlo. Ciò dipende dalla nostra attitudine a servire, a subire in silenzio, cooperando con gli aguzzini. Per questo il modo con cui la Boétie proponeva di rovesciare i rapporti di forza era semplice quanto immediato. Smettete di obbedire e sarete liberi. Questo è il talismano magico della rivoluzione che proponeva Étienne de la Boétie, il quale ci ricorda oltretutto come il potere sia un reticolo. Il potere funziona nella misura in cui vi è piena disponibilità delle vittime a collaborare al progetto che prevede l'articolazione gerarchica che vede la società divisa in oppressi e in oppressori. Se solo gli oppressi smettessero di servire docilmente, animati dall'oscura volontà di essere servi, immediatamente crollerebbe come un gigante dai piedi d'argilla il costrutto del potere, la meccanica dei rapporti di forza. Come un immenso albero a cui all'improvviso non arrivasse più la linfa vitale dalle radici, ecco che il tiranno, dice la Boétie, immediatamente precipiterebbe e crollerebbe. Esso invece continua a prosperare proprio perché coloro i quali subiscono il potere sono parti attive, collaborano con questo dispositivo, magari aspettando che siano altri a portare loro la liberazione. Scriveva il poeta Ezra Pound che è schiavo e che attende qualcuno che venga a liberarlo. Questa potrebbe essere la definizione generale per dipingere la condizione neoliberale in cui gli schiavi subiscono tutto con arrendevole rassegnazione perché sono convinti che in fondo la liberazione debba arrivare da altre fonti, da altri soggetti, da messianiche proposte utopiche redentive. Quante volte sentiamo pronunziare a coloro i quali dovrebbero in prima persona adoperarsi per il loro riscatto la fatidica frase: che cosa si può fare? Come ci libereranno? Quali saranno le condizioni che arriveranno dall'esterno a liberarci? Questa è, nell'essenza, quella che ritengo la vittoria più grande dell'ordine neoliberale, il quale opera su un piano prepolitico, su un piano categoriale e concettuale prepolitico, su cui poi, ben inteso, si innesta una precisa visione politica delle cose, ma il cui fondamento è prepolitico. Il fondamento prepolitico dell'ordine neoliberale è quello che si struttura su una ontologia della inemendabilità dei rapporti di forza. L'ordine neoliberale fa leva essenzialmente su una concezione di realtà incardinata sulla categoria della necessità e quindi sulla ineluttabilità dei processi, delle calamità, delle riforme, delle misure che vengono di volta in volta prese e che sono presentate
quasi mai come intrinsecamente buone o giovevoli, ma quasi sempre come necessarie, ineluttabili, tali da non concedere alternative. Questo dispositivo, al quale siamo ormai avvezzi da più di un ventennio, si configura massimamente e opera a pieno regime quando si innesta sul dispositivo della crisi o dell'emergenza, che dir si voglia. E allora incrociamo in questo senso il dispositivo dell'assenza di alternative, quello che è passato alla storia con un acronimo a tratti anche seducente, TINA, There is no alternative, la frase preferita dalla vestale del neoliberismo contemporaneo, Margaret Thatcher, There is no alternative, la formula madre del neoliberismo si innesta sul paradigma dell'emergenza, sul vivere pericolosamente, vivre dangereusement, come scriveva, o meglio diceva Foucault nelle sue lezioni. Se viviamo nell'emergenza, allora quelle che sono, a ben vedere, scelte politiche di classe preordinate, vengono invece presentate come necessità obiettive ineluttabili, non dunque come scelte di campo che rinviano a un preciso orientamento politico, bensì come necessità sistemiche, strutturali richieste dal tempo dell'emergenza, che sia l'emergenza legata al terrorismo, alla finanza, che sia l'emergenza legata all'epidemia o alla guerra, o tutte le altre emergenze che ancora, potranno arrivare o sono già alle porte che premono, dall'emergenza ambientale a quella energetica. L'emergenza fa valere un paradigma di questo tipo: la condizione di normalità è sospesa. Subentra una condizione straordinaria, perturbativa dell'ordine stabilito, cosicché si impongono come necessarie delle ricette che certamente mai ci sogneremmo di dover adottare se la situazione di normalità persistesse, ma poiché è subentrata l'emergenza, occorre introdurre quelle ricette, quei rimedi, non perché siano in sé buoni, ma perché sono richiesti ineluttabilmente dall'emergenza stessa e sono le uniche condizioni salvifiche per poter sopravvivere all'emergenza stessa. Ecco allora che il paradigma del there is no alternative viene qui dispiegandosi in tutta la sua forza e in tutta, direi, la sua portata pre-politica, ontologica letteralmente. Ecco perché, ancor prima di una rivoluzione politica, che forse potrebbe intendersi come il momento culminante, bisognerebbe principiare da una rivoluzione ontologica, da una variazione dell'immaginario, da una diversa immagine del mondo, della realtà, dei rapporti con ciò che c'è. Quindi, ancora una volta, da un gesto prepolitico, da una diversa concezione dell'essere. Del resto, è la fondazione stessa del politico a essere di tipo ontologico. Ogni concezione politica rimanda a un chiaro rapporto con la realtà. E l'epoca del neoliberismo ha fatto valere un concetto assai preciso di realtà. La realtà che dissolve nei suoi perimetri la possibilità, la realtà che impone ciò che c'è, la bruta e spietata datità dei rapporti di forza, come qualcosa di inemendabile che solo deve essere accertato, magari secondo i canoni della scienza, e accettato così com'è. Il disincantamento è la cifra della condizione neoliberale. Non avrai altra società all'infuori di questa, dacché non avrai altra realtà all'infuori di questa. La concezione ontologica neoliberale dissolve la possibilità nei confini della realtà data e ci chiede di essere adattivi, di conformarci all'ordine delle cose, non perché siano buone, ma semplicemente perché così sono e altrimenti non potrebbero essere. Abbandonate ogni speranza voi che entrate, accettate la realtà, abbandonate ogni sogno utopico. Non solo perché il sogno utopico è intrinsecamente legato all'idea di violenza, ogni qualvolta si sia provato a cambiare il mondo ne sono scaturiti lacrime e sangue, quindi converrà riadattarsi all'ordine del mondo, ma poi anche per ragioni strettamente ontologiche. Il mondo non può essere cambiato, bisogna semplicemente accettarlo così com'è. Non provare a essere migliori della propria epoca, ma essere il principio della propria epoca nel modo migliore. E allora abbiamo la fine del politico in questo contesto. Questo stiamo registrando in un tempo in cui la politica è soppiantata dalla tecnica, i tecnici spodestano i politici e la politica stessa
diviene, o meglio decade, a semplice amministrazione dello status quo, a semplice gestione dell'esistente, ovvero a semplice governo per i mercati. Eclissa la vecchia idea del governo dei mercati in vista di una prospettiva redentiva, più sociale, più democratica, sussiste unicamente il grado zero della politica, quello per cui la politica non è altro che amministrazione a uso dei tecnici delle cose come sono e quindi dei mercati. Il government, per dirla con una coppia che la lingua inglese ci offre in questo caso, il government cede il passo alla governance. La governance è l'idea di un mondo ridotto ad azienda che deve essere affidato a tecnici specializzati nello stilare budget e nell'elaborare spending review. Il mondo diventa una grande azienda che non può essere trasformata, ma che deve essere indirizzata secondo la logica del profitto e deve essere affidata a tecnici competenti, dunque non ai politici, ma agli esperti. Si passa così rapidamente da un'idea più o meno condivisa di democrazia all'idea, forse non condivisa, ma presentata anche in questo caso come una necessità a cui adattarsi, dell'espertocrazia. Gli esperti e soltanto essi possono pronunciarsi, gli esperti e soltanto essi possono decidere. Ogni qualvolta ci si affidasse alla decisione del popolo sovrano, ne scaturirebbero dei disastri. Il paradosso tacito, non detto e forse indicibile è che l'ordine neoliberale ci sta suggerendo che la democrazia per funzionare appieno deve avere meno democrazia, che bisogna affidarsi ai tecnici e non alla decisione sovrana dei popoli, che bisogna affidarsi non ai politici di professione ma ai tecnici di professione. In questo orizzonte si assiste effettivamente alla spoliticizzazione del mondo e alla economicizzazione integrale dei rapporti di forza. Abbiamo sotto questo riguardo lo sgretolarsi di tutte le forze politiche che diversamente avevano provato a governare i mercati, a prospettare diverse visioni delle cose. Il Novecento non è stato soltanto il secolo delle idee assassine e genocidarie, come vorrebbe far credere quella stessa narrazione che tutto l'interesse ha a chiudere un capitolo e ad aprire verso la fine della storia, la fine liberista della storia. Il Novecento è stato anche e non secondariamente il secolo della passione politica e quindi della passione in nome della quale ci si è indaffarati per produrre cambiamenti, trasformazioni, diverse configurazioni del reale. Se noi invece viviamo nel tempo dell'abbandono della politica, ciò dipende intanto da questa visione dell'essere come necessità, come assenza di alternative, there is no alternative, e poi in ragione del fatto che l'ordine neoliberale, che sempre si celebra come aperto, emancipativo, tollerante, pluralista, accetta ogni figura del plurale a patto che essa abbia preventivamente introiettato la logica neoliberale stessa, cosicché tutte le trasmissioni ripetono il medesimo messaggio, tutti i giornali ripetono il medesimo messaggio e financo tutti i partiti politici ripresentano il medesimo messaggio. Ciò pone in essere quella figura che nei miei lavori ho chiamato dell'alternanza senza alternativa. Quale che sia la forza politica vincente, vince comunque il medesimo, o se preferite diverse nuance del medesimo. E con ciò è garantito un finto pluralismo in cui i plurali già da sempre ripetono il medesimo messaggio. Questo implica oltretutto il venir meno dei grandi progetti corali di trasformazione del mondo, quelli che avevano nel Novecento incanalato la rabbia appassionata degli ultimi, quella batteria di passioni feconde anche, che avevano trovato spazio in organizzazioni politiche, i grandi partiti, che avevano trovato un'organizzazione anche nel senso dell'organizzazione cattolica, della Chiesa, tutto questo sta evaporando e resta non più l'ideologia, ossia l'innesto tra una visione filosofica e un progetto politico, resta nel tempo contemporaneo soltanto la odiologia, l'odio dell'individuo che si disperde nel crepitio ininfluente delle reti sociali e che non va più tracimando in progetti politici, non si infutura in dimensioni progettuali, trasformative, si scarica nell'immediatezza dell'ira dell'individuo. In un bel libro di qualche anno fa, Peter Sloterdijk, il libro si intitola Ira e Tempo, ha sostenuto che non esistono più le banche dell'ira,
come il Partito Comunista o la Chiesa Cattolica, che sopravvivono ovviamente solo in forma fantomatica e posticcia nella variante della New Left, dell'arcobaleno postmoderna e neoliberale, o di una Chiesa Cattolica che diventa variante del messaggio unico politicamente e ora anche teologicamente corretto. Mancano però le varianti di critica, le varianti alternative rispetto all'ordine dominante. Mancano appunto le banche dell'ira, quelle istituzioni corali che avevano trasformato l'ira in progetto politico, differendola nel tempo e facendola maturare in progetti di redenzione. E quando viene meno la politica, quando l'ideologia si muta in odiologia, non vi sono più le piazze, non vi sono più i partiti strutturati, vi è semplicemente il lettino dello psicologo. La nostra è l'epoca che non parla mai di contraddizioni, ma solo di disagi. Cosa sono le contraddizioni? Le contraddizioni sono storture obiettivamente esistenti nelle configurazioni del reale, nei rapporti di forza. I disagi cosa sono? Sono problemi irrisolti dell'individuo che non è in grado di adeguarsi come dovrebbe all'ordine delle cose. E mentre le contraddizioni si risolvono coralmente con le rivoluzioni o con i progetti politici di rinnovamento, i disagi si risolvono individualmente sul lettino dello psicologo. Come ha scritto un grande protagonista della sociologia contemporanea, Ulrich Beck, nella nostra epoca i problemi sistemici conoscono solo soluzioni biografiche. I problemi sistemici incontrano e conoscono solo soluzioni biografiche, tramite il lettino dello psicologo in forma particolarmente evidente. Il disagio è una categoria che segnala questa mutazione. Non esistono più le contraddizioni sociali, esistono i disagi dell'individuo. Se al cospetto di una riforma del lavoro, se al cospetto dei contratti sempre più precarizzanti, se al cospetto della miseria che ogni giorno cresce nel tempo che pure si dice del benessere, della cornucopia dei diritti e delle libertà, tu, soggetto, non sai adeguarti, non è in ragione di contraddizioni obiettive che sono effettivamente inammissibili e che chiederebbero di essere mutate. No, è solo perché non hai ancora superato il tuo disagio individuale, non ti sei ancora adattato come dovresti all'ordine delle cose. E abbiamo quindi la spoliticizzazione dei rapporti di forza, larga parte di quella che passa oggi per essere politica tale non è. Sono rivendicazioni di consumo, sono singole istanze di desideri individuali fatti passare per programmi politici. Questo e non altro, forse dice la famosa lotta contro tutte le discriminazioni. Di quali discriminazioni si parla in concreto, se non di quelle norme, di quelle forme, di quelle misure che ancora normano, disciplinano il desiderare illimitato della società di consumo, in cui ogni desiderio pretende di ergersi a legge e ove non venga riconosciuto come tale, lì si è al cospetto di una discriminazione che chiede di essere abbattuta. È il tempo in cui evaporano i grandi processi e i grandi progetti di emancipazione corale, politica, e persistono unicamente i sogni di emancipazione individuale, rigorosamente sotto il segno dell'alienazione. Le stesse forme di critica della società e dell'alienazione si danno oggi in forme alienate. Ciascuno in quest'epoca rivendica, come scriveva Hegel, la propria fetta di cielo, il proprio desiderio individuale. Manca sempre il senso di una salvezza corale. Si cerca solo la propria soddisfazione come consumatori, il consumo è il gesto individuale per eccellenza, quello che isola, individualizza, atomizza la società in una vasta schiera sciamante di individui consumatori che cercano la propria fetta di cielo. Il tempo dell'evaporazione della politica è anche quello in cui prevale la massima di Candide, di Voltaire. Cosa dice Candide dopo aver fatto esperienza della sofferenza nel mondo, dell'ingiustizia dilagante? Non muta questa sofferenza in un progetto di trasformazione corale, politica, sociale, ma si ritira in quella utopia in miniatura che è il proprio giardino. Bisogna coltivare il nostro giardino, dice Voltaire, che è come dire bisogna disimpegnarsi rispetto al mondo per cercare la propria fetta di cielo, il proprio isolamento in giardino, isolandosi da tutto e da tutti nella figura oggi imperversante del consumatore.
E se ci pensate, in effetti sembra che oggi, in luogo della politica, sopravviva unicamente la forma del giardinaggio globale, l'idea di una nuova green economy che di fatto è una variante del coltivare il proprio giardino su scala cosmopolitica. Nella nuova green economy, dove naturalmente l'elemento del business prevale sul reale interesse per l'ambiente e per le sue sorti, abbiamo come cifra quintessenziale l'idea che non si debbano mutare i rapporti di forze e trasformare il mondo, ma semplicemente dare una mano di vernice verde sul mondo così com'è, lasciando intatti i rapporti di forza, che vengono giudicati in sé giusti e buoni. Chiaramente una più seria analisi, un più chiaro approccio che venisse affidato alle competenze di sociologi e filosofi e non alle cure amorevoli di più o meno cresciuti ragazzi, dovrebbe affrontare la questione del problema sociale, naturalmente. Per salvare l'ambiente bisogna cambiare modello di sviluppo. Non si dà altra possibilità. Per cambiare l'ambiente bisogna indicare le responsabilità delle classi che con la loro visione, l'ordine neoliberale anche su questa visione si fonda, su quella per cui l'essente nella sua totalità è fondo disponibile per il profitto, per la crescita, per l'utilizzo. E questa concezione, oltre a produrre lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, produce anche, a un sol parto, ça va sans dire, lo sfruttamento dell'uomo sull'ambiente, la distruzione dell'ambiente. Per cui riverniciare di verde questo stesso modello di sviluppo non cambia di una virgola i rapporti reali e naturalmente anche lo sfruttamento dell'ambiente. Naturalmente questa ideologia di un ambientalismo green che in realtà non muta di una virgola, ripeto, i rapporti di forza e non muta di una virgola la distruzione capitalistica del pianeta, è particolarmente efficace perché è non politica. È non politica. Perché di fatto deresponsabilizza tutti nell'atto stesso con cui colpevolizza tutti. L'ambiente è messo a repentaglio da chi? Secondo la narrativa di qui sopra, è messo a repentaglio dall'operaio che va al lavoro a Fiat Mirafiori con la sua Panda, tanto quanto dall'imprenditore multinazionale che ha 20 fabbriche, delocalizzate opportunamente ove si possa produrre senza curarsi dell'ambiente. Quindi questo giardinaggio globale fa parte della stessa formulazione neoliberale, la quale formulazione neoliberale ha già da tempo fatto prevalere su tutto il giro d'orizzonte una nuova virtù, che invano si cercherebbe nei dizionari delle virtù classici e che pure oggi sembra configurarsi come la virtù richiesta in ogni contesto. Questa nuova virtù va sotto il nome di resilienza. Una virtù che viene propagandata urbi e torbi dall'ordine del discorso egemonico. Si parla di piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel World Economic Forum del 2013, dinamismo resiliente era la categoria chiave e financo i filantropi del nuovo ordine global capitalistico ci esortano quotidianamente a essere resilienti. Una virtù dunque che piace all'ordine neoliberale perché in effetti è la virtù più fondativa di quest'ordine neoliberale, è la virtù adeguata per docili e mansueti servi dell'ordine stesso. La resilienza, che è l'opposto della resistenza, della ribellione, della rivoluzione, ci chiede essenzialmente, come il metallo che subisce urti e ogni volta ritorna su di sé, di essere adattivi, di essere disposti a subire continuamente colpi e contraccolpi, rimanendo fedeli a noi stessi. Senza mai mettere in discussione, ça va sans dire, un mondo che continuamente continua a infliggerci urti e colpi. La resilienza, in sintesi, è la virtù che le classi neopadronali pretendono dai loro docili servitori. La resilienza è l'atteggiamento di chi, lungi dal trasformare l'oggetto in vista di diverse strutturazioni, muta se stesso per adeguarsi all'oggetto. Anzi, scorgendo nelle più inique situazioni, nei colpi più duri, nei traumi più inevitabili e duri, sempre occasioni imperdibili di crescita individuale, di maturazione del proprio sé. Se il resistente e ancor più rivoluzionario agiscono coralmente per trasformare l'oggetto quando lo giudichino inadeguato, il resiliente agisce sempre in maniera individuale
per adeguare se stesso all'oggetto. Se soffri per via dell'oggetto, non è colpa dell'oggetto, ma è colpa della tua incapacità di non essere adatto all'oggetto stesso. Quindi lavora su di te, adattati, matura la resilienza. E questa è la virtù fondamentale, che si fonda su una mistica della sopportazione, che a sua volta fa sistema con l'ontologia neoliberale del there is no alternative. Il concetto di realtà deve essere dunque messo in discussione. Questo è il primo gesto politico e prepolitico al tempo stesso. La realtà, contro le retoriche neoliberali che fanno valere un concetto intimidatorio di reale, è possibilità e storia. La nostra è un'epoca che propone un'idea di realtà come semplice datità delle cose, come semplice presenza di cose che sono e non possono essere se non come sono, e quindi in tal maniera rimuove la soggettività e la storia. La realtà, noi sappiamo, non è semplicemente ciò che c'è e che chiede di essere registrato attivamente come se fosse una presenza data. La realtà è storia e possibilità. È l'esito di un percorso storico, è l'esito di determinazioni della prassi umana che, come sono state poste, possono essere trasformate. Questo è il concetto di realtà che occorre contrapporre alla mistica della sopportazione neoliberale. La realtà non è semplicemente ciò che c'è. La realtà è la somma di ciò che c'è più ciò che potrebbe esserci a partire da ciò che c'è. La realtà non è un solido cristallo inerte che sta. La realtà è un processo ritmato da prassi, azione, trasformazione. La realtà è storia e possibilità. La realtà ha come propria prerogativa il fatto che gli essenti hanno quella che Hegel chiamava la mestizia del finito, cioè il sapersi caduchi, transeunti. Ogni configurazione storica, anche quella del capitalismo, è storicamente segnata, alberga in sé contraddizioni che la portano a maturare verso forme auspicabilmente migliori. La mistica neoliberale è quella che prova invece a convincerci che ciò che c'è sia eterno, già da sempre dato e per sempre destinato a essere, pretendendo da noi semplicemente resilienza, cioè adattività rispetto a ciò che c'è. Ecco, noi dobbiamo invece ripartire da una concezione della realtà come possibilità e come storia. La realtà come soggetto, diceva Hegel, cioè il fatto che in tutte le realtà noi dobbiamo scorgere delle oggettivazioni della nostra prassi e non qualcosa di dato in maniera mistica, e poi l'idea che ciò che c'è sia diveniente, sia trasformabile, sia appunto proiettato nella dimensione storica. Per questo l'utopia non deve essere, come spesso tende a essere, una sorta di retorica per anime belle che sognano mondi migliori o la fetta di cielo di cui dicevamo. L'utopia vera è l'utopia realista, è l'utopia che non pensa ad altro se non alla realtà, che non vede nell'oggi soltanto una presenza data a cui adattarsi, ma che nell'oggi vede già le possibilità del domani, quella che vede nella realtà tutte le possibilità di sviluppo che la realtà stessa alberga, e quindi un'utopia concreta da cui bisogna ripartire. Solo su queste basi si può rifondare una concezione diversa, una diversa immagine del mondo, alla cui luce poi progettare un progetto corale, appunto, di trasformazione, che ci renda resistenti e non resilienti, che ci renda ribelli e non adattivi, tutto ciò che presuppone una variazione dell'immaginario. Una variazione dell'immaginario che contesti, anzitutto su un piano culturale e dirò di più filosofico, ontologico, la mistica della necessità neoliberale, quella che sta dominando su tutto il giro d'orizzonte e che anche oggi tende a prevalere nel tempo delle emergenze, in plurale doveroso, continua a operare questo paradigma. Si può fare un esercizio pratico e calcolare quante volte fa la sua epifania quotidiana la formula "non ci sono alternative". Ve lo proponiamo non perché sia buono, ma perché non si danno alternative. Ecco, è proprio qui che deve operare lo spirito della critica. Curiosamente, critica e crisi hanno la stessa radice, crino, giudicare, in greco. La crisi è il tempo in cui bisogna decidere, giudicare, prendere posizione, pensare criticamente. Curiosamente, oggi si è prodotta una dissociazione totale tra crisi e critica. Viviamo nel tempo della massima crisi o delle massime crisi e al tempo stesso
nell'epoca dell'assenza totale di pensiero critico, nella omologazione di massa dell'immaginario che subisce adattivamente questa mistica neoliberale della realtà data a cui adattarsi. Ecco perché ritengo la più importante la rivoluzione ontologica, quella del nostro modo di pensare, senza la quale non è possibile nemmeno adoperarsi poi per mutare le condizioni dell'essere. Come ci ha insegnato in quel mito fondativo della nostra civiltà, oltre che della filosofia, Platone, con l'immagine dell'antro, noi non possiamo uscire dalla caverna se non sappiamo cosa sia una caverna, se non sappiamo di essere all'interno di una caverna, se non sappiamo della preferibilità di ciò che sta fuori alla caverna. Anche la luna, il quarto di luna, può apparire perfetto in sé. Appare imperfetto solo se lo commisuriamo alla circolarità della luna piena e quindi all'essere secondo possibilità. La realtà così com'è, anche quella più oscena, può apparire tollerabile se è sottratta l'idea di una possibilità di essere altrimenti. È solo l'idea di poter essere altrimenti che fa giudicare iniqua e inaccettabile una condizione data. Per questo il neoliberismo non lavora su un'estetica di glorificazione di ciò che c'è, come potrebbe del resto glorificare l'oscenità quotidiana in cui da 30 anni a questa parte è confinato l'uomo occidentale, non solo occidentale. Lavora invece sulla desertificazione dell'immaginario, cioè sulla devitalizzazione dell'idea di possibilità di essere altrimenti, di modo che l'uomo occidentale si riconverta con ebete euforia o con depressiva forma di disincantamento, si riconverta alla realtà, giudicandola non buona, come infatti non è, ma semplicemente priva di alternative e dunque tale da dover essere accettata così com'è, con disincanto. Disincantamento è la categoria chiave per capire tutto questo. Il disincantamento, l'uomo occidentale che vive nel crepuscolo della storia, nel tempo della morte di Dio, nel tempo del nichilismo pienamente dispiegato, è un uomo disincantato, la cui fisionomia sempre più coincide con quella dell'ultimo uomo di nicciana memoria. L'ultimo uomo è quello che non crede più in nulla, che non spera più in niente, che semplicemente vivacchia tra piaceri e vogliuzze, fatta salva la salute, dice Nietzsche con un'anticipazione di certe sensibilità contemporanee, la salute diventa l'unico orizzonte di salvezza per l'ultimo uomo, che non crede più in nulla di grande, che sia la salvezza dell'anima, che sia la salvezza corale in una società diversa. Nulla di tutto ciò, resta solo la salvezza del proprio corpo, cioè la salute come ultimo orizzonte di chi non crede più in nulla. E questa è la società, degli ultimi uomini. Gli ultimi uomini che abitano la cosmopoli contemporanea. Ecco perché, ripeto, per contestare l'ordine neoliberale, ancor prima dell'azione politica occorre l'azione del pensiero critico e quindi una variazione del coefficiente di inevitabilità. Occorre tornare a pensare la realtà come prassi e come trasformazione. L'ordine neoliberale vince perché ci propone una realtà immutabile e quindi il fatalismo dello spettatore rende poi fatale l'ordine delle cose. Il mondo diventa intrasformabile se rinunziamo a trasformarlo. Il mondo diventa osceno se ci dispensiamo dalla fatica di rettificarlo. Diceva un grande filosofo del canone occidentale, Tommaso Campanella, homo non potest facere, quod non credi possa facere, cioè l'uomo non può fare ciò che non crede che si possa fare. Quindi, se noi ci convinciamo che il mondo sia intrasformabile, lo diventa realmente, sociologicamente quella che si dice la profezia che si autoadempie. E quindi il primo gesto politico e prepolitico insieme è sottrarsi alla presa di questo nuovo pensiero unico, politicamente, ma anche ontologicamente corretto.